È la serata della Fed, bentrovati in nostra compagnia per il nostro speciale che non manca mai puntuale, come sempre con noi, come sempre Alexandra Georgieva. Ciao Alexandra. Buonasera Giacomo, ciao a tutti. E allora, attesa la conferenza stampa di Jay Powell, oltre che al comunicato, direi più la conferenza stampa rispetto al comunicato, perché come abbiamo già avuto modo di dire durante la diretta, insomma, non dovrebbe cambiare molto, anzi dovrebbe cambiare zero rispetto a quanto pubblicato l'ultima volta, ma c'è grande attenzione, c'è grande attesa per il modo in cui Jay Powell comunicherà, insomma, le sue, quantomeno risponderà alle domande dei giornalisti. Nella conferenza stampa. Wall Street intanto corre per modo di dire, nel senso che si muove a due velocità. L'unica sopra lo zero è lo Standard & Poor's 500 che ha aggiornato i propri massimi. Lo ha fatto oggi per quanto riguarda l'indice cash 4197, quindi a ridosso dei 4200. Nasdaq meno 0,05%, zavorrato in qualche modo dalle reazioni sul mercato delle trimestrali importanti, in particolare Microsoft, Spotify e Pinterest oggi piuttosto negativi, e poi Dow Jones meno 0,34% sotto i 34.000 punti. Tra gli asset più importanti di oggi segnaliamo la corsa del petrolio, che si riporta anche in maniera piuttosto arrogante, oltre quota 64 dollari al barile, aggiornando i massimi degli ultimi dal 18 marzo scorso, quindi dell'ultimo mese sostanzialmente, complici le scorte che oggi sono inferiori alle attese. Questa è un po' la panoramica della situazione. Ci sono anche i tassi di interesse da vedere, il rendimento dei tassi di interesse da vedere. Intanto io darei subito il benvenuto a Emanuele Rigo, New Trader Lab, in collegamento con noi. Buonasera Emanuele. Buonasera. Allora, partiamo da quello che più o meno ci potremmo aspettare dalla Fed oggi. E quindi vediamo il cartello numero uno con l'aiuto della regia. E per fotografare quello che possiamo attenderci è un virgolettato da parte di François Rimont, che è analista di La Française Asset Management. Nessuna fretta di muoversi, nessuna indicazione sul tapering, il FOMC che migliorerà la sua valutazione dello stato dell'economia dopo i dati sull'occupazione, sull'inflazione, aggiungerei io, e grazie all'accelerazione delle vaccinazioni. Tuttavia, Powell ribadirà che saranno necessari ulteriori progressi sostanziali sull'inflazione prima di normalizzare la politica monetaria. Non ci aspettiamo, dice la Française Asset Management, che la Fed offra una guidance sulla tempistica del tapering prima di giugno, così col completamento, scusate, del quantitative easing, condizione necessaria prima di considerare l'aumento dei tassi, improbabile, un impatto significativo sui mercati. Emanuele, partiamo da qui, da questa fotografia, e poi con Alexandra vediamo anche, insomma, i dati, perché si parla di dati in miglioramento negli Stati Uniti. Emanuele. Relativamente a quello che hai appena detto, io prenderei due spunti di riflessione. Il primo è il mercato del lavoro che è ancora debole. La Fed ha una tecnicalità rispetto ad altre banche centrali del mondo, come la BCE, con la Bank of Japan, la Bank of England, che ha il doppio mandato, quindi massima occupazione e stabilità dei prezzi, quindi inflazione e occupazione. Motivo per cui ha, diciamo, le mani un po' più libere per giostrarsi alcune manovre, diciamo, discordanti rispetto a quello che è la situazione sul mercato. L'economia reale sta andando piuttosto bene, abbiamo visto i dati che sono tutto sommato positivi, l'occupazione è ancora un attimino sotto pressione ed è per questo motivo che molto probabilmente questa sera la Fed andrà a fare sostanza, andrà a restituire un nulla di fatto sui tassi e soprattutto sugli altri elementi che citavi tu, quindi la possibilità di fare tapering anticipato, che è assolutamente fuori discussione, e poi anche il discorso della revisione della forward guidance. Quindi sarà importantissimo andare a vedere quello che succederà a livello di conferenza stampa a margine, proprio perché nello statement non ci sarà niente di particolarmente eclatante. E quindi da un punto di vista prettamente formale, io non mi aspetto niente di particolare questa sera. Sarà importante invece andare a capire se effettivamente quel fronte comune che era stato fatto
che abbiamo visto anche nelle settimane scorse sul fronte Board of Governors della Fed, non ultimo Waller aveva dichiarato non più tardi di un paio di settimane fa, ne parlavo con Alexandra, che la Fed si aspetta sì un miglioramento dei fondamentali economici, sì un aumento del, diciamo, delle prospettive di inflazione, ma che sarà temporaneo, riconducendosi in buona sostanza integralmente e rientrando nei ranghi di quello che ha detto Powell, che è stato bravissimo dal punto di vista comunicativo questi ultimi mesi, dicendo: guardate ragazzi, signori o operatori in generale, la situazione sta migliorando, sappiamo che ci potrebbe essere dell'inflazione, ne siamo assolutamente consapevoli, abbiamo intenzione di correre il rischio di un overshooting quest'anno perché sappiamo e stimiamo che sarà temporanea. Qui è andato un attimino a lisciare il pelo ai mercati finanziari, un po' in generale, dicendo: state attenti e non vi preoccupate, per il momento non vi facciamo mancare l'ossigeno, ovvero l'enorme massa di liquidità che vi abbiamo messo in circolazione, però prima o poi sappiamo tutti benissimo che quel momento arriverà. Infatti io volevo aggiungere invece che, a parte naturalmente della riunione della Fed che interessa soprattutto i mercati, ricordo che stasera è proprio la presentazione dell'American Families Plan di Joe Biden, si tratta quasi di 2.000 miliardi di dollari, è un punto davvero importante, e non solo, si presenterà anche ufficialmente la proposta di Biden per quanto concerne l'aumento del capital gains tax, che è appunto la tassazione sulle plusvalenze, che interessa ancora di più, ecco, gli investitori, anche se, per carità, abbiamo parlato più volte durante le nostre dirette, si tratta solo dello 0,3% della popolazione americana, ovvero gli americani che fanno più di 1 milione di dollari all'anno. Però io propongo, prima di continuare la nostra conversazione, di andare a vedere velocemente le proiezioni macroeconomiche della Fed con l'aiuto della nostra regia. Come possiamo vedere, la Fed prevede sinora, poi ci sarà naturalmente l'aggiornamento durante la riunione di giugno, però per il momento è il PIL al 6,5% per il 2021, tasso di disoccupazione al 4,5%, come ha sottolineato anche Emanuele Rigo, c'è ancora tanto lavoro da fare sotto questo punto di vista, e interessa tanto la Fed perché appunto ha doppio mandato rispetto alle altre banche centrali, e PC inflazione siamo a 2,4%. Ora la parola chiave rimane temporanea. Io mi viene da chiederti naturalmente come interpreti la parola temporanea, e non solo, poi stiamo vedendo anche tassi di interesse fino al 2023, secondo sempre le proiezioni della Fed, tra lo 0 e lo 0,25%. Ci sarà qualche cambio a tuo avviso a giugno per quanto concerne sia il tapering, per quanto concerne i tassi di interesse, e come interpreti, ecco, temporaneo? Bah, temporaneo... facevate vedere, secondo me, in maniera molto precisa i dati prospettici di crescita, di inflazione. Eccoli qua, si vede molto chiaramente che quest'anno ci sarà una crescita importante sia del PIL che dell'inflazione, ma rischia di rimanere comunque un overshooting, quindi un momento temporaneo di forte recupero rispetto ai dati molto negativi dell'anno scorso, ma che poi rientra e si rinormalizza. Infatti nel 2022-2023 tendenzialmente il tasso di crescita si stabilizza, scendendo ovviamente su livelli intorno al 2%, la disoccupazione continua a scendere progressivamente, prendendo il momento della crescita del PIL in maniera abbastanza precisa, mentre l'inflazione già dall'anno prossimo sarà decisamente allineata con quelle che sono i target della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve. Per quanto riguarda i tassi di interesse, sono molto variabili, nel senso che c'è stato anche un po' di aumento dei rendimenti dei corsi, soprattutto negli Stati Uniti, ieri, dopo che abbiamo visto l'emissione del titolo dell'asta a 7 anni, che è stata recepita in maniera piuttosto positiva dagli operatori. Per quanto riguarda invece gli altri titoli, sì, il movimento è chiaramente iniziato, anche se
Diciamo che secondo me è difficile andare a fare una previsione che sia in direzionata in buona sostanza per un recupero dei tassi di interesse, almeno in questa fase. Per cui è troppo presto per parlarne in maniera sensata e compiuta, ma secondo me è difficile che siano movimenti che poi andranno diciamo a cristallizzarsi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, stante le condizioni attuali. Beh, abbiamo toccato un bel po' di temi, compreso anche quello che riguarda l'annuncio da parte di Joe Biden, lo ricordava Alexandra giusto poco fa, che svelerà al Congresso il piano fisco da 1.800 miliardi di dollari. Se non stiamo sopra i 1.800 non ci sta bene, direi, per quanto riguarda gli Stati Uniti, considerati gli oltre 2.000 per le infrastrutture e i 1.009 che riguardano l'impulso alla ripresa post-Covid. Questo però riguarda Joe Biden. La domanda che ti faccio prima di salutarci è la seguente: tornando alla conferenza stampa, che è un po' forse il momento più atteso di oggi, assisteremo a quello che potrebbe essere quasi un assalto da parte dei giornalisti su un tentativo di scardinare quella che di fatto è una comunicazione fin qui, come tu hai detto giustamente, perfetta da parte di Jay Powell, che non si sbottona neanche con 80 gradi all'aperto da un'idea di parlare di tapering, e quindi ci troveremo un governatore che dovrà respingere ogni tentativo, e saranno tanti, di capire quando sarà il momento, oppure insomma esagero ipotizzando questo scenario. Secondo me, Giacomo, hai centrato perfettamente il punto, nel senso che la strategia comunicativa degli ultimi mesi della Fed messa in atto da Powell è stata assolutamente impeccabile, questo va ricordato, ma non direi che Powell, soprattutto nelle sue apparizioni pubbliche o quando è un attimino sotto pressione, sia particolarmente efficace come comunicatore. Per cui sì, tu hai lanciato una provocazione e io sono perfettamente d'accordo. Secondo me stasera ci sarà un assalto dei giornalisti per provare a far sbottonare Jerome Powell su qualcuno dei temi caldi che sicuramente potrebbero muovere i mercati nelle prossime ore e nelle prossime giornate, soprattutto il tapering, che è un tema molto importante. Proveranno in tutti i modi a farglielo dire. Ma io volevo ricordarvi, tra l'altro, che a giugno ci sarà l'evento estremamente interessante, il Jackson Hole, dove si riuniscono un po' tutti i banchieri centrali e spesso indicano durante questo evento possibili mosse future per quanto concerne le proprie politiche monetarie. Quindi non è escluso che lì viene fatta qualche domanda, ma durante il Jackson Hole lei magari ci dice qualcosa di più, o come interpretiamo questo leggerissimo aumento dei treasuries, dei rendimenti dei treasuries che stiamo notando proprio in queste ultime ore? Domanda tattica, perché così non gli si chiede se oggi vuole fare qualcosa, ma esatto, se vuole fare a giugno. Quindi no, infatti, quando avranno tra l'altro un po' di più dati, e soprattutto cambieranno ancora, secondo me, le proiezioni macroeconomiche, senza dubbio. Sì, è possibile. La giornalista ovviamente sei tu, e mi dici se è una strategia che useresti. Mi sembra molto intelligente quello che hai appena detto, e potrebbe essere una domanda fatta, magari forse un po' presto, però in realtà mancano soltanto un paio di mesi, per cui Io vorrei spingere Emanuele Rigo ancora di più, e cioè andiamo a vedere l'indice del dollaro, che oggi rimane comunque sulla parità, siamo a quota 90,90. Quindi, giusto per capirci, siccome se abbiamo visto proprio poco fa le proiezioni macroeconomiche della Fed, e cioè rimane questa politica accomodante almeno fino alla fine del 2022, secondo la Fed. Quindi, Emanuele, che cosa possiamo attenderci dal dollaro, sempre debole soprattutto nei confronti dell'euro e ovviamente le altre valute? Ecco, questa è una situazione abbastanza inusuale. Tra l'altro ne parlavamo proprio con te, Alexandra, non più tardi di qualche settimana fa, una situazione in cui il dollaro si stava indebolendo in un contesto che tutto sommato non dovrebbe vedere un indebolimento del dollaro. Poi ovviamente siamo abituati un po' a tutti, e abbiamo Joe Biden in questo momento che a botte di 1.800
1.800 miliardi di dollari alla volta fa piani, stimoli e piani infrastrutturali raddoppiando quell'importo. Qui io mi aspetto in realtà che a un certo punto nelle prossime settimane si ritornerà a una situazione di apprezzamento del biglietto verde, salvo ovviamente sorprese particolari, per cui il movimento che stiamo vedendo in questo momento, non ti faccio un'analisi tecnica perché diciamo che non l'ho preparata sul dollar index, però mi aspetto un ritorno al quantomeno di un rafforzamento del biglietto verde che possa andare esattamente a rivedere almeno un'area 94-95. E ti abbiamo seguito, insomma, con il grafico. Questo peraltro ci sta anche dicendo in qualche modo lo stesso dollar index, con tre sedute abbastanza fotocopia che rappresentano un po' il punto di stop, insomma, del trend negativo di breve medio, da fine di breve, insomma, perché riguarda il mese di aprile. I supporti stanno tenendo in area 99 91, volendo fare cifra tonda, e insomma questa può essere appunto una reazione interessante che monitoreremo ovviamente sia alla pubblicazione del comunicato e sia poi ovviamente con le parole di Jay Powell. Emanuele Rigo, New Trader Lab, grazie per essere stato qui con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille, grazie Giacomo Alexander. Tanto aspettiamo che ovviamente, facendo un conto alla rovescia per quanto riguarda il comunicato da parte della Fed, mancano 15 minuti, perfetto, ricordiamo. Io direi che, tra l'altro, Giacomo, secondo me questi giorni sarà molto interessante seguire i mercati per un semplice motivo, ovvero il cosiddetto American Families Plan di Joe Biden, perché già non è un Bloomberg scoop questa voglia, ecco, di aumentare le tasse sulle plusvalenze, ma è un dato di fatto. Poi come andrà a finire non lo si sa. Perché non lo si sa? Perché il Senato è assolutamente spaccato e i repubblicani non voteranno mai questo aumento delle tasse, perché naturalmente si tratta di un aumento piuttosto alto. Ma come reagiranno anche le criptovalute a questa cosa? Come reagiranno gli equities a questo fatto, se dovesse essere approvato? Secondo me è molto interessante seguire in queste giornate. È un rovesciamento vero e proprio della politica dei tagli fiscali del predecessore. Ma Donald poi non capisco le persone che siano, come dire, sorprese da questo fatto. Se hanno lanciato più di 5 miliardi, se sommiamo ciò che ha fatto l'amministrazione Trump e ciò che ha fatto sinora l'amministrazione Biden, da qualche parte questi soldi li devono recuperare senza alcun dubbio, perché non è che come dire, possono prendere soldi all'infinito, devono rientrare per forza da qualche parte. Peraltro, a proposito, insomma, di chi si è arricchito maggiormente durante la pandemia, ricordiamoci che, insomma, oggi c'è stata la pubblicazione delle trimestrali per quanto riguarda Microsoft, che in realtà l'ha pubblicato a mercati ancora chiusi prima dell'apertura del mercato, ed ecco la reazione. Insomma, diciamo che il mercato ha bocciato i dati, siamo a meno 2,89% in questo momento. Altri, insomma, che hanno pubblicato l'altro, diciamo, titolo forte, insomma, dei FANG è Alphabet, e quindi sostanzialmente Google, con invece il mercato che ha apprezzato la pubblicazione, i conti, insomma, in particolare siamo a livelli record per il secondo trimestre consecutivo, ed ecco il più 4,2%, siamo a 2.387 con un massimo a 2.431, ovviamente massimi storici. Questo per quanto riguarda Alphabet, Microsoft, ma ce ne sono anche altri. Insomma, in Europa c'è stato invece l'exploit di Deutsche Bank. Ma benvenuto e bentrovato a Jean Ergas, che è di nuovo qui con noi. Jean, bentrovato e grazie per la disponibilità. No, è un grandissimo piacere, un grandissimo onore, buonasera. Allora Jean, mi ricollego a te più o meno dalla fine. Ti aspetti, insomma, i giornalisti che proveranno ad affilare un po' le unghie e i denti per cercare di strappare qualche cosa che impedisca, diciamo, la conferenza e l'evento Fed oggi a essere completamente, diciamo, anonimo, quantomeno questo è quello che ci si aspetta sul fronte del comunicato stampa e di eventuali decisioni nuove sulla politica monetaria?
Veniamo un po', effettivamente, questa è una riunione di transizione. Ricordiamoci che la Fed a questo punto è in pole position nei confronti di tutte le banche centrali del mondo, secondo me. Questo è un paese che sta andando veramente a gonfie vele. Qui potrei dire, francamente, usando l'analogia del circo, tutti in pista, perché stiamo vedendo il chiudersi di questa asimmetria tra il settore manifatturiero molto forte da diverso tempo ed anche quello dei consumi dei servizi, così che si alimenta e prende impeto dal fatto che c'è questa lenta riapertura, neanche tanto lenta in molti stati. Dunque, la Fed dovrà gestire questa transizione. La Fed non sta più gestendo una crisi, la Fed sta gestendo una transizione. Questa è una transizione complessa. Questo è come, per esempio, ho visto recentemente l'esempio del canale di Suez, ossia l'economia americana è una specie di strettoia dal quale bisogna uscire in questo stato di eccezione, e la Fed dovrà navigare e manovrare questo barcone che è l'economia americana attraverso questo canale estremamente, stretto, e non c'è spazio qui per sbagliare. Ricordiamoci, molto importante, effettivamente, a quelli che si aspettano, una sterzata, una decisione improvvisa, ossia questo non è lo Zodiac, il gommone della mia gioventù a Roma, ad Ostia, a Fregene, effettivamente, che sterzava a destra e a sinistra, stava a toccare un attimo il controllo fuori bordo. Questa è una porta aerei, e dunque io oggi mi aspetto che ci sarà da qualche parte, insito, in questo comunicato, bisogna saper leggere molto bene, non dico un avvertimento, un'istruzione chiara, ma un segnale alla sala macchine della porta aerea: guardate, e potenziale, un potenziale cambiamento di rotto, preparatevi. Secondo me qui qualcosa sta per succedere. Ah beh, questa è una, un'affermazione diversa rispetto a quello che abbiamo sentito sinora, e sono molto contenta di sentire questa cosa proprio da Jean Ergas. Jean, invece, volevo capire come interpreti inflazione sopra il 2% temporanea, per quanto tempo si tratta, ti preoccupa in qualche modo? No, non eccessivamente, guardiamo i dati, effettivamente. Ossia, qui tutti stanno parlando di questa inflazione, come anche riportata, non solo top down, ossia chiaramente dai dati ufficiali, il CPI, il PPI e così via, ma anche chiaramente da questi risultati di queste società che dicono: noi stiamo aumentando i prezzi perché c'è l'aumento delle commodities. Ma quello che è interessante, secondo me, a questo punto, è che questi prezzi, ossia sì, li aumenteranno, ma li aumenterà chi? Quelli che hanno un pricing power fortissimo. Dunque noi ci aspettiamo che questa inflazione sarà un'inflazione al primo momento abbastanza selettiva, focalizzata su quei gruppi che godono di un brand power molto forte e che sperano che i consumatori scelgano il loro brand e accettino di pagare i prezzi più alti. Cioè, io penso che il discorso del transitorio, secondo me, è molto complesso, perché quello lo gestiscono come vogliono. Se ricordiamoci che la Federal Reserve, ossia, segue un altro ritmo. Qua ci sono due politiche: c'è la politica monetaria vista dal mercato che dice l'inflazione sale, c'è la politica monetaria vista dalla Federal Reserve che dice sì, l'inflazione sale, però deve salire, e non è questo solamente il nostro unico obiettivo, perché ricordiamoci che l'obiettivo primario della Federal Reserve Bank attualmente è l'occupazione. Noi abbiamo ancora 4,2 milioni di americani che sono disoccupati da più di 27 settimane, e questo numero non va calando. Questo è estremamente importante. Abbiamo un U6, che è il vero tasso di disoccupazione, che è 10,6. Dunque la Fed, secondo me, si concentrerà su questo obiettivo e ne parlerà. E quello che per noi sarà assolutamente determinante sarà capire se la Fed, uno, si focalizza sul numero in assoluto disoccupati, o si focalizzerà sul ritmo, il delta, ossia l'accelerazione della chiusura del gap, di questo divario, tra, ossia, ripresa economica e assorbimento di forza lavoro marginale. Questo è estremamente importante per noi. Se ricordiamoci, qui il discorso è cambiato, il discorso non è più se si alzeranno i tassi un giorno, ma quando, non è if e when. Questo è molto 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 importante. Ricordiamoci, bisogna sempre fare attenzione. Io non credo che la Fed oggi alzi i tassi, assolutamente no, però non sarei sorpreso se ci fosse lì una frase un po' sibillina che potesse dare adito a dei dubbi. Sicuramente questo sì, e ricordiamoci che le banche centrali hanno un brutto difetto: segnano su corner quando uno meno se l'aspetta. Quindi in zona c'è, allo scadere, ecco, a gara 7, per fare un parallelo. 89esimo minuto, sì. Esatto, o in gara 7 se parliamo di playoff magari di sport americani. Però sì, ricollegandomi a quello che diceva Alexandre, cioè tu prevedi, insomma, ritieni sia possibile che un messaggio che in qualche modo cambia, no, la percezione di quello che a cui stiamo assistendo potrebbe esserci. Qual è, secondo te, l'indicatore che più di altri, insomma, ci
può far pensare o perlomeno spinge la Fed a mandare un messaggio chiaro, insomma, da questo punto di vista. Abbiamo dato importanza e peso ai nuovi dati dell'occupazione, all'inflazione, sì. Insomma, c'è un dato particolarmente che ti fa e che dovrebbe indirizzare la Fed appunto verso una direzione nuova? Ma la direzione non è quella nuova, la direzione è semplicemente sempre da un po' che stiamo parlando, non del se ma del quando. Secondo me effettivamente se la Fed dovesse decidere, a un certo punto c'è questo divario che si sta chiudendo tra economia ripresa e mercato del lavoro, solamente forza lavoro marginale. Non guardate, è vero che c'è ancora questo problema permarrà, però il delta, proprio il ritmo al quale sta migliorando, è aumentato, e questo è il discorso, questo è molto 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 importante da capirsi effettivamente. E dunque la Fed, ricordiamoci, sì, deve giocare il suo ruolo, che è quello che è un ruolo duplice alla Fed, non solo è la banca centrale, ma ne hanno appioppato anche questo compito tipo banca sviluppo, tipo cassa per il mezzogiorno, per racimolare fondi e poter finanziare l'impiego negli Stati Uniti al di fuori dei nuovi canali, diciamo così, dettati dall'economia. Sarebbe questo il mercato. Io guardo con molta attenzione i loro commenti sul mercato del lavoro e la struttura della disoccupazione. Se si dovessero dire, guardate, qui siamo ancora lontani, molto lontani, c'è un problema a lungo termine, allora credo che un'azione non sia così imminente. Se dovessero commentare in maniera favorevole, allora potremmo vedere verso la fine di quest'anno un leggerissimo tapering. Io farò molta attenzione, francamente. Uno, perché chiaramente non vogliono distogliere, diciamo così, l'obiettivo principale, e due, perché c'è un altro fattore che bisogna prendere in considerazione, che noi non agiamo in un vacuum, in un vuoto, che la decisione della Fed non è come la decisione della BCE, con tutto il rispetto alla signora Lagarde. La BCE è estremamente importante, ma è un contesto europeo, non è il benchmark mondiale. Qui stiamo spostando probabilmente la meridiana di Greenwich, questa è la meridiana di Greenwich della politica monetaria mondiale, e qui che si fissa l'ora, estremamente semplice, questo GMT monetario globale che stiamo guardando qui. Dunque loro fanno molta attenzione a non incutere il terrore in paesi tipo i paesi emergenti, dove ci potrebbero essere dei sobbalzi molto forti. Ma io credo che qualcosa ci sarà, se sbaglio, ma io sono un tipo così, mi avvento, sono un po' gambler in queste cose. Peraltro, ricollegandoci ai dati che abbiamo visto, il cartello 2 che la regia ha mostrato giustamente quando parlava Jean ci mostra le proiezioni della Fed sulla PCE inflation, cioè l'inflazione PCE, che è quella che guarda la Fed, sì. Particolarmente, si parla di un 2,4% per il 2021, oggi siamo all'1,8%, e qui perfetto regia, sì. Grazie, oggi siamo all'1,8%, e questo probabilmente, ne parlavamo anche prima di andare in onda con Alexandra, è uno sicuramente dei fattori che potrebbe appunto, sì. Spingere la Fed a non dire qualcosa di nuovo, come giustamente diceva Jean, ma a riportare più o meno la barra laddove, sì. Più o meno ci si aspetta, insomma, resta da capire il quando. Esatto, no, io credo effettivamente non è più il se ma è il quando, se tutti sono convinti che questa azione non possa durare in eterno. Adesso stiamo guardando, per esempio, molto interessante, stiamo guardando una specie di fattore di strategia duplex, ossia c'è la strategia chiaramente al piano di sopra, ci sono i tassi di interesse, e lì quando uno tocca i tassi di interesse è come spostare chiaramente l'asse della meridiana di Greenwich. Poi c'è magari un aggiustamento, un tweak, come dicono qui, un piccolo aggiustamento che potrebbe essere più flessibile e reversibile, questo è molto importante dal punto di vista dell'ottica del mercato, che è agire sull'acquisto di obbligazioni. Allora loro possono cominciare a dire, guardate, forse stiamo pensando, riflettendo, forse a un certo punto potremmo cominciare a ridurre un attimo queste obbligazioni. Qui c'è un fattore estremamente importante, qui uno dei motivi che la Fed interviene è per facilitare chiaramente il prestito bancario, cioè il convogliamento di questi finanziamenti alle imprese che hanno bisogno. Se noi poi cominciamo a vedere che il sistema bancario riprende ad erogare credito e loro lo vedono e che gli spread non sono molto alti, loro cominciano a dire, sapete, qui effettivamente magari l'investimento in via capitale riparte, stiamo cercando un attimo di sgonfiare questo bilancio ferro, un riserva per emergenze future, lentamente ridurremo. Un fattore estremamente importante è che il mercato dei capitali continua a funzionare molto bene negli Stati Uniti. Questa per noi la comprova adesso dalla ripresa, perché uno dei nostri grandi timori fu che quando avrebbero tolto questa specie di supporto tipo
portiere, che erano questi fondi speciali dedicated, ossia proprio specialistici probabilmente della Federal Reserve, per supportare, per appoggiare il mercato obbligazionario, Moody's avrebbe avuto accesso. Stiamo vedendo una valanga di junk bonds, una valanga di bonds proprio non investment grade, quali chiamano bonds pattumiera, junk bonds, non è detto in maniera così spregiativa, perché sono sotto investment grade, e questi ricevono soldi a destra e a sinistra. Poi chiaramente il mercato sta funzionando, non è più, non è solamente l'accesso dei gran ricconi, è anche l'accesso ad altre società, ha delle maturities, delle durate abbastanza lunghe, che dovrebbe proteggere queste società da un improvviso cambiamento in senso così negativo della loro capacità di rimborso. Sia perché il problema più grosso per un'impresa qual è? Quando si indebita, sono durate brevi e dunque c'è, diciamo così, un imprevisto negativo, ed essi si trovano in una situazione praticamente a tenaglia, dove non possono rimborsare, però nel contempo effettivamente il loro cash flow è crollato. Questo è molto importante, il mercato capitali sta funzionando. Allora Gian, do la parola flash ad Alexandra, perché il comunicato c'è. Prego. Poi le daremo qualche istante per leggerlo con attenzione, però insomma direi, tanto stavo mostrando anche agli amici a casa il tasso di, il rendimento del tasso di interesse a proposito di supporti che dopo aver rotto, quelli che hanno rappresentato un po' il periodo da metà marzo a metà aprile sono stati rotti al rialzo come resistenza, ma questo lo vediamo dopo. Alexandra? Eccomi qua. Allora, per il momento, come possiamo vedere dal comunicato stampa, non ci sono cambiamenti, l'inflazione naturalmente, il target di inflazione rimane vicino ma sotto, anzi o poco sopra il 2%, poi andiamo a vedere velocemente anche gli altri indicatori. Comunque i tassi di interesse, i cosiddetti Fed Funds, rimangono tra lo 0 e lo 0,25%, anche qua nessun cambiamento, ma il punto a mio avviso più importante, cioè la Fed conferma la politica accomodante come ce l'aspettavamo, insomma, che rimangono gli acquisti di 80 milioni per quanto concerne i treasuries e 40 miliardi, scusate, 80 miliardi per quanto concerne i cosiddetti treasuries e 40 per quanto concerne i mortgage backed securities. Questi sono, e cioè un quantitative easing chiamato così, che ammonta a 120 miliardi, però naturalmente 80 in treasuries e 40 mortgage backed securities. Nulla è cambiato. Adesso naturalmente vado a leggere nel dettaglio il comunicato stampa, però per il momento a livello proprio di politica monetaria, a livello di tassi, esatto, di interesse e soprattutto quantitative easing, tutto rimane com'è. Quindi Gian, mi aggancio, poi dopo naturalmente torno con tutti i dettagli proprio. Prego. Mi riaggancio e ti chiedo, allora, qualche indicazione potrebbe darla a questo punto durante la conferenza stampa su possibile tapering, o magari potrebbe aver paura di, come dire, commettere errori che sono stati commessi nel passato, e cioè togliere gli aiuti troppo presto? Esattamente quello che dicevo prima, effettivamente qui stiamo tentando di navigare il canale di Suez come la famosa barca di l'Evergreen, ossia qui veramente è una situazione molto molto complessa. Come dicevo prima, anche noi siamo il punto di riferimento globale, noi siamo la meridiana di Greenwich del globo interno, politico monetario, tipo noi qui negli Stati Uniti, e dunque secondo me sarà molto molto cauto, però sicuramente dirà qualcosa del tipo: noi continuiamo a fare un monitoring molto attento di tutti gli sviluppi e agiremo come nel caso. Ossia, secondo me questo signore non può dire molto di più a questo punto, perché se gli dovesse dire cominceremo il tapering, non so, febbraio dell'anno prossimo, una cosa di questo tipo, si scatena un putiferio e lì abbiamo dei contraccolpi estremamente forti, non tanto, diciamo così, a livello interno statunitense, dove c'è un mercato dei capitali che funziona, ma all'estero, dove veramente ci può essere un crollo ai mercati emergenti e la loro capacità di sopperire al loro fabbisogno finanziario, che è molto alto, e in più un rialzo del dollaro che li schiaccerebbe, una doppia tenaglia. Dunque metterà molta attenzione, però dobbiamo aspettarci qualcosa assolutamente durante la conferenza stampa, dove ci saranno forse, secondo me, delle occasioni di trading. Ossia, io credo che lì nella conferenza stampa, adesso non ho tocco il comunicato, vedremo proprio qualcosa che trapalerà, perché il mercato oramai ha bisogno almeno di qualche segnalazione. Il mercato non può più giocare così a mosca cieca e pensare a battaglie navali con questo gioco, che a un certo punto la pacchia finirà, meglio dirci che morte dobbiamo morire, sarà 2022, sarà 2023, quando mai sarà, ossia, però bisogna cominciare a saperlo. Secondo me questo è il vero problema di Paolo a questo punto, è che lui si è trovato con un eccesso di buone notizie, un imbarazzo di buone notizie.
l'economia qui sta andando fortissimo, lo senti proprio quando esci per strada. E dunque a questo punto egli deve agire e nel stesso tempo deve cercare di ottemperare al suo mandato sociale, che non sarà semplice. Ricordiamo peraltro, insomma, tornando anche alla questione di Joe Biden, che rovescerà la politica e i tagli fiscali del predecessore Donald Trump, intende innalzare l'aliquota massima prevista dal fisco americano, l'attuale 37%, al 39,6%, appunto rovesciando la politica fiscale precedente, chiudendo ogni scappatoia che possa finora aver consentito ai più benestanti di evadere la loro quota dovuta. E insomma il presidente proporrà una serie di misure che assicurino che gli americani più ricchi paghino le tasse dovute, al contempo che nessuno guadagni meno, che nessuno che guadagni meno di $400,000 l'anno si veda aumentare le imposte fonti della Casa Bianca, che rimangono anonime. Tornando al comunicato, come vedete è un comunicato che ha l'unanimità, tutti hanno votato nella direzione che prevede, che ci racconta insomma il comunicato e che mostriamo anche appunto l'elenco dei nomi. Alexandra? Sai, un punto importante a mio avviso di questo comunicato è che lui dice naturalmente l'inflazione è aumentata riflettendo in gran parte fattori transitori, poi conferma le condizioni finanziarie complessive rimangono accomodanti riflettendo in parte la politica misure per sostenere l'economia e il flusso di credito alle famiglie statunitensi, alle famiglie naturalmente le imprese. Quindi comunque la Fed intanto sta dicendo che l'inflazione è aumentata, quindi non è più un tra virgolette tabù che l'inflazione is shooting kind of, cioè in forte rialzo. Gian, ti preoccupa in qualche modo questo fatto? Ma è che però precisamente sia quello che vedo chiaramente è di definire se questo è un fattore temporaneo, se questo è un fattore provvisorio, un fattore permanente. Ricordiamoci anche in parte questo aumento di questi prezzi, anche visto tutto che avere di questo rebasing, questi nuovi indici, perché abbiamo avuto dei prezzi molto bassi che escono dall'indice. A me non mi preoccupa eccessivamente, io credo che sia anche abbastanza positivo, nel senso che sono le piccole imprese che potrebbero riprendere un attimo di redditività aumentando i prezzi, cosa non può fare per moltissimo tempo, anche precedentemente a questa crisi. Secondo me la Fed continuerà a giocare abbastanza di rimessa, esiterà prima di aumentare i tassi, questo è estremamente importante. Ricordiamocelo effettivamente, ossia qui quando aumenti i tassi veramente la manovra è proprio, questo è il killer app, ossia dunque giocheranno su questi bonds, su questo cercare questo bond market, ma quello che veramente conterà secondo me qui sarà la disponibilità del sistema bancario ad erogare credito a un largo arco di imprese affinché per sostenerne la liquidità e la solidità nel breve termine in un'economia che sta finalmente cominciando a ripartire. L'inflazione secondo me lui la tollererà perché fino al 2,3-2,4%, ma come abbiamo visto qui ci sono già dei segnali, già in questo comunicato le cose qui potrebbero cambiare. Questo è molto molto importante, secondo me probabilmente le cose cominceranno a cambiare verso la fine di quest'anno o l'inizio dell'anno prossimo. Questo è il mio, questo è un po' il mio avviso al momento, e bisogna vedere effettivamente anche se riescono a debellare il virus negli Stati Uniti. Crediamoci, qui c'è molto ottimismo, abbiamo visto questa curva dei contagi che sta scendendo, non drammaticamente, certo ancora molte persone sfortunate vengono contagiate, ma vediamo la curva dei decessi che sta letteralmente crollando sul 30% scarso la popolazione che è stata vaccinata completamente. Dunque questo è un segnale estremamente importante, perché ricordiamoci che Powell diceva sempre che la variabile più importante, la variabile indipendente era questo virus, era il virus che era al volante. Nel momento in cui vediamo che il virus forse, non dico che molli il volante, ma che guida con una mano sola, così per usare questa analogia, allora a quel punto subentrano i fattori ciclici economici che potrebbero portare a un ripensamento, a delle riflessioni. Secondo me a questo punto la Fed non sta ripensando la sua strategia e formulandone una nuova, ma sta cominciando un periodo di riflessione, di transizione, di cambio di regime. Questo è estremamente importante. Non siamo più in un'economia tipo Conte di Montecristo chiuso nel Chateau d'If
dove nessuno può uscire, che è sorretta esclusivamente dalla banca centrale che fa questo flusso costante di liquidità al sistema, e il governo americano che manda avanti il tutto con delle iniezioni tipo batch transmission di aiuti fiscali. Qui stiamo cominciando a vedere un'economia su diversi settori, manifatturiero, nonché consumo di servizi, che sta cominciando, diciamo, a pistare in maniera autonoma. Qui non c'è più bisogno tra un po' del fuoribordo, perché il vento sarà sufficiente a sospingere l'imbarcazione. Jean, prima di salutarci volevo chiederti appunto un parere sull'American Families Plan. Dici che a tuo avviso in questo momento l'America è ciò di cui ha bisogno, e cioè un aumento della tassazione. Poi, per carità, qua si tratta dei ricchi, però sai qual è il punto focale? Che tante persone dicono, beh, questo è solo l'inizio, ci sarà proprio una rivisitazione della tassazione americana dopo più di 5 miliardi emessi, proprio lanciati all'interno dei mercati, ma anche sperando sull'economia reale. Molto sinteticamente, Jean, che siamo quasi in chiusura. Sì, io direi due parole. Io credo a questo punto, francamente, questa è una manovra politica, questa è una manovra di optics, e credo che avrà una certa difficoltà a varare questo piano, come anche il suo piano sulla tassazione, chiaramente, delle plusvalenze. Tutto lì. E credo che questa è una manovra politica e optics. Ci sarà un grosso dibattito intorno a questa questione. Grazie Jean, ringraziamo Jean Ergas per essere stato qui in nostra compagnia, e buon lavoro ovviamente. Grandissimo piacere vederla, grazie. Ricordiamo anche che Joe Biden ha anche detto una cosa piuttosto forte ieri: niente più mascherine all'aperto per chi è vaccinato. Insomma, poi ha detto vanno indossate se siete in mezzo alla folla. Però, insomma, è un altro messaggio molto chiaro che conferma l'ottimismo sul fronte della gestione del Covid. Guardate l'andamento del dollar index come è volatile. Alla pubblicazione del comunicato, un primo impulso rialzista, dopodiché è sceso e anche al di sotto della media che stava mantenendo, insomma, nel corso del pomeriggio e della serata, quindi fino a 91, un massimo di 90 e 99, quindi sì, praticamente solletica quota 91, per poi tornare in area tra i 90, e con un minimo di 90 e 81 e un massimo di 90 e 85, parliamo di decimali, ma insomma comunque è un'indicazione interessante che lo riporta nell'area che praticamente aveva navigato tra i 18 e i 19, insomma, quindi sicuramente al di sotto dell'ultima ora di attesa, diciamo così, verso la Fed. Adesso guardate come sta tornando in alto adesso questo impulso, è un grafico minuto per minuto ovviamente. Ne parliamo anche con Angelo Drusiani, che è già in collegamento telefonico con noi, consulente finanziario Edmond de Rothschild. Angelo, grazie per la disponibilità e buonasera. Grazie a voi dell'invito, buonasera. Io guarderei anche il rendimento del tasso di interesse decennale americano, così vediamo se ci sono reazioni anche da questo punto di vista. Eccole. Angelo, ti chiedo anche in virtù, insomma, del comunicato che non modifica la politica monetaria, anche se qualche indicazione ce l'ha data, come ricordava Alexandra, insomma, che cosa ti aspetti anche sul fronte del rendimento dei tassi di interesse decennale, che ricordiamo adesso siamo a 1,65 e il massimo che aveva raggiunto, insomma, a fine marzo era stato anche ricordiamolo, in area 1,8, per non parlare di quota 2, insomma, che era stato raggiunto ancora precedentemente a fine 2019. Io credo che i mercati, gli investitori e gli analisti si siano convinti che per il momento possibilità di rialzo dei rendimenti, dei tassi soprattutto, non ci sono, perché comunque la situazione della disoccupazione è ancora abbastanza elevata. È vero, gli Stati Uniti hanno una velocità di ripresa che rispetto all'Europa è molto 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 più rapida e molto più veloce, quindi da questo punto di vista non ci sono paragoni. Però io credo che in ogni caso anche per gli Stati Uniti una ripresa rapidissima non ci sarà, e se ci sarà sarà in assenza di effetti molto forti sull'inflazione, perché l'inflazione, l'andamento dell'inflazione, che determina il rialzo dei tassi, quindi una politica monetaria restrittiva. Se il Presidente della Fed dice che fino al 2023 i tassi rimangono stabili, io credo che possano, magari non fino al 2023, però ancora a lungo tempo. Non dimentichiamo però che i mercati si muovono sempre in anticipo.
anzi spesso non dico che condizionano la politica monetaria, però un peso ce l'hanno. Al momento però, dopo l'attacco di inizio anno, sembra si siano fermati. Intanto stavo guardando, come detto, insomma, il rendimento anche del trentennale, siamo a 2,31 in questo momento, ovviamente l'oscillazione è molto più lieve rispetto al dollar index, mentre il decennale siamo a 1,64, anche qui un po' di movimento al rialzo c'è stato, fino a 1,66, a ridosso di 1,66 e un minimo di 1,63. Quindi in effetti però si vede sia sul rendimento dei tassi di interesse sia sul euro dollaro una reazione poco chiara da parte del mercato, insomma deve ancora, credo, diciamo, digerire, insomma, questo comunicato che, appunto, come ci diceva anche tu Alexandra, è sì immutato a livello di politica monetaria, ma comunque qualche nuova indicazione ce la dà. Sì, soprattutto per quanto concerne l'inflazione, perché il comunicato stampa dice naturalmente l'inflazione è aumentata riflettendo in gran parte dei fattori transitori, quindi qua si sta facendo proprio un'affermazione a livello di inflazione che sinora naturalmente non faceva quasi parte sotto questo punto di vista, semplicemente. Poi i tassi rimangono tra lo 0 e lo 0,25, naturalmente il quantitative easing mensile che ammonta a 120 miliardi di dollari, 80 in acquisti di treasuries e 40 in acquisti dei cosiddetti mortgage backed securities e non solo. Se posso fare io una domanda ad Angelo, si attende, ecco, qualche indicazione a livello di tapering, e cioè questo allentamento molto lento, molto moderato del quantitative easing, e da dove parte? Parte dai mortgage backed securities o parte dai treasuries? Io vorrei fare due distinzioni prima di rispondere alla domanda. Intanto, per quanto riguarda la situazione del dollaro, non dimentichiamo che agli Stati Uniti il dollaro forte non piace assolutamente, perché evita che le esportazioni americane abbiano fascino nei confronti degli altri paesi, quindi si fa di tutto per mantenere un dollaro abbastanza debole. Quindi anche sul rialzo dei tassi c'è un andamento lento per evitare che questa situazione possa verificarsi. Per la situazione intendo dire un rialzo del valore del dollaro. Per quanto riguarda la riduzione degli acquisti di titoli di Stato, è nell'ordine naturale delle cose, perché è chiaro che in questo momento il capitale della Fed è di 8 miliardi di dollari, che sono veramente tantissimi, quasi doppi rispetto a qualche tempo fa. E quindi è già nell'ottica della Federal Reserve quella di diminuire la tipologia e la quantità degli acquisti, per far sì poi che tempo gradualmente possano essere rivenduti questi titoli, il capitale possa tornare attorno ai 4 miliardi di dollari, che di solito è la media del valore del capitale della Federal Reserve stessa. Quindi è una situazione, secondo me, che giustamente Alexandra faceva riferimento, ed è una situazione che si verificherà, non credo in tempi brevissimi, perché adesso il problema degli Stati Uniti è quello di reperire, ne facevate riferimento poc'anzi, reperire della liquidità, perché gli investimenti l'uscita di denaro è stata elevatissima, il debito è cresciuto in maniera sostanziale, quindi in qualche maniera bisognerà farlo rientrare. Quindi è chiaro che quando si parla addirittura quasi fosse uno scandalo di tassare le persone con dei redditi patrimoniali elevatissimi, credo che se fosse anche una tantum negli Stati Uniti non sarebbe nessuno scandalo, perché ci sono delle ricchezze abnormi, quindi se anche una piccola fetta viene erosa credo che non muoia nessuno. Quindi da questo punto di vista credo che da una parte il tapering, ma dall'altra parte il più importante secondo me è un aumento indiretto delle tasse, anche se gli americani è una cosa che dà fastidio. Sicuramente sì, sicuramente la reazione di euro-dollaro continua a essere, non dico schizofrenica, perché ovviamente parliamo di un grafico minuto per minuto e quindi le oscillazioni che qui vediamo molto grandi sono in realtà da ridimensionare, però oggettivamente, insomma, anche qui ribadiamo, questo euro-dollaro, sia chiaro, non dollar index, quindi prima un deprezzamento
da parte dell'euro, quindi un dollaro un po' più forte, poi si torna verso l'alto e quindi altra direzione, poi di nuovo verso il basso e adesso stiamo tornando verso l'alto. Comunque sia, ci stiamo avvicinando a quota 1,21 per quanto riguarda il cambio euro dollaro, 1,2095 adesso è la situazione, e il cambio, diciamo, è molto vicino allo zero, un più 0,06% da parte dell'euro, e quindi un dollar index che, come detto, non riesce a trovare una sua direzione dalla pubblicazione. Posso dire una cosa? Anche due, Angelo. No, il rialzo del dollaro che c'è stato nei mesi passati, soprattutto in gennaio, sì, era legato all'attesa che si era, un'attesa secondo me abbastanza fuori dal normale, quindi creata d'arte, che gli Stati Uniti avrebbero alzato i tassi molto prima di quanto si era stato stabilito. È chiaro che di fronte a un rialzo dei tassi di interesse i capitali corrono subito verso gli Stati Uniti, quindi se corrono là è chiaro che comprando dollari il dollaro sale di valore. In realtà, una volta che si è resi conto che la Federal Reserve ha la barra dritta e non è sensibile a queste ipotesi di mercato, il dollaro si è sgonfiato tra virgolette di nuovo, e ovviamente chi ne fa le spese è poi l'area, l'eurozona, perché più costa l'euro è più difficile fare le esportazioni, anche se la qualità delle nostre esportazioni è molto apprezzata, non solo negli Stati Uniti, ma un po' nel resto del mondo. Chiaro, molto chiaro quello che dice Angelo Drusiani. Intanto Wall Street, diamo anche un occhio a come reagisce Wall Street a questo comunicato stampa, e continua a mantenere i valori invariati, anzi, se vogliamo essere pignoli, il Standard & Poor's 500 si riporta sotto i 4.190, parliamo ovviamente sempre degli indici cash, mentre il Nasdaq rimane invariato a 14.085 punti, Dow Jones meno 0,34%, stabili anche sia il petrolio appena sotto i 64 dollari al barile, più 1,33%, e sia l'oro, che oggi è rimasta nel range tra i 1770 e i 1780 dollari l'oncia. Anche l'argento è alla sua soglia psicologica preferita, cioè quello di quota 26 dollari l'oncia. Le altre materie prime, gli altri metalli preziosi dal punto di vista industriale, segnalo che il rame è l'unico al momento in territorio positivo, corre con lo 0,3%, quindi corre per modo di dire, dopo comunque aver aggiornato i massimi degli ultimi 10 anni, e a guardare, da giudicare dalla candela che vediamo oggi, c'è spazio ancora per correre, mentre si aspetta ovviamente i conti di Facebook ed Apple. Facebook guadagna l'1,1%, Apple cede lo 0,5%. Questa più o meno è la fotografia dei mercati dopo la pubblicazione del comunicato stampa Fed. A questo punto, Angelo, ti faccio la domanda che più o meno abbiamo fatto anche agli altri ospiti che abbiamo avuto. Insomma, farà di tutto Powell, secondo te, a non pronunciare la parola tapering, magari spiegando ugualmente quello che rappresenta e quello che si andrà inevitabilmente ad avviare, ma cercando, insomma, studiando quantomeno una comunicazione la più strategica possibile? Io credo che il mercato sappia benissimo che la Federal Reserve ha la situazione in mano. Sì. E quindi l'ipotesi del taglio degli acquisti, secondo me, è ancora prematura. È chiaro che occorre rappresentarle in maniera tale che i mercati non subiscano delle oscillazioni eccessive, perché comunque l'andamento delle borse, soprattutto quelle degli Stati Uniti, hanno un'influenza notevolissima sulla Fed, ma sul governo, un po' su tutti, quindi va gestito con molta, molta, molta trasparenza in primis, ma anche con molta diplomazia. Non è facile uscire, secondo me, con delle dichiarazioni che soddisfino gli investitori. Gli investitori pretendono sempre il meglio da tutti, magari poi non comportandosi il meglio di tutti. Quindi, da questo punto di vista, io credo che qualunque sia l'atteggiamento del Presidente della Federal Reserve, qualunque cosa egli dica, può essere interpretata in tantissimi modi. Sì, siamo vicini, no, non siamo vicini, ma chissà dove siamo. Io credo che sia giusto che nella mente degli investitori il loro pensiero vada a vedere com'è il tasso di disoccupazione, quale può essere veramente la situazione degli Stati Uniti, perché comunque lo si voglia, anche se gli Stati Uniti sono
paese tra virgolette spendaccione, lo dico in senso buono, quindi con una fortissima propensione ai consumi. La situazione legata alla pandemia qualche segno l'ha lasciato, perché tante persone in tante famiglie purtroppo sono decedute, come è accaduto da noi. Quindi è un segnale abbastanza importante per chi comunque vive con molto ottimismo, molto più ottimismo di quanto viviamo noi in Eurozona, in Europa in generale, però certe situazioni nell'ambito delle famiglie secondo me i segni li lasciano. Quindi c'è anche la possibilità di pensare che sì, i consumi ripartiranno, però saranno un po' frenati dal timore che comunque una situazione di questo tipo potrebbe, speriamo di no, ripresentarsi, e che quindi bisogna arrivarti preparati con un ottimismo importante, ma anche edulcorato da una certa dose di apprensione. Questa è la mia opinione. Angelo, molto chiara la tua opinione a riguardo. Ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia e per i tuoi e per le tue analisi. Ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi per l'invito, arrivederci. E allora, a questo punto noi ci fermiamo, mentre come vedete il dollaro ha deciso di scendere, questa dovrebbe essere l'indicazione dopo il comunicato. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo con la conferenza stampa e con Alexandra Georgieva per la traduzione in simultanea. Rimanete in nostra compagnia.